Abbiamo deciso di dare il nome Rosa a questa signorina che ha 8-9 mesi, è qui veramente da poco perché parla francese, è un di razza Limousin, che sono le razze che vengono utilizzate normalmente per allevamento da carne. Ci troviamo a Cartura, in provincia di Padova, dove vi parleremo di queste cose, ma non solo, come sempre vi parleremo di ambiente, andremo a vedere altre cose agricole interessanti, un po' di questioni legate ai consumatori come ogni puntata. E allora partiamo con la sigla per parlarvi ovviamente di carne. Maurizio Magagna è il titolare proprio qui di questa bella azienda agricola che ha per certi versi tutta la filiera carne in mano, vero Maurizio? E voi siete partiti proprio qui dall'allevamento per cercare poi di chiudere appunto questo cerchio. Allora parliamo della vostra azienda. È una piccola azienda agricola che alleva e trasforma carne bovina Limousin femmine. Solo donne? Solo femmine. E alleviamo, trasformiamo e vendiamo al consumatore finale. Maurizio Magagna ha avuto modo di approfittare di contributi che il programma di sviluppo rurale ha messo a disposizione, in questo caso attraverso i galvero. Per fare cosa qua? Qua abbiamo fatto solo delle ristrutturazioni esterne che ha completato la fase di allevamento. Ecco, quindi anche i paddock esterni. Paddock esterni, sì. E poi anche un tetto, vero? Un tetto che verrà costruito a breve tempo. Michela Donato, invece, sì. È qua alla cassa. Sì. E voi siete un bel gruppo, allora avete anche i suini. Abbiamo anche suini, sempre da allevamento, e sempre qui viene fatta la lavorazione. Ed ecco qui la vendita. Quindi avete anche lavorazione e stagionatura. Certo, lavorazione, stagionatura e vendita diretta al pubblico. Allora, abbiamo detto, vedo anche prodotti poi lavorati, semilavorati, non so, vedo il pasticcio, vedo altre cose, quindi ovviamente la proposta è a 360 gradi, ma quello che mi interessa sapere e dire è che voi questo ambiente l'avete costruito grazie anche ai finanziamenti, sì, del PSR, del GAL. Certo, tutto è possibile e niente impossibile, abbiamo provveduto appunto a questi finanziamenti ed ecco la struttura e il risultato. Grazie a Maurizio e grazie a Michela. E grazie a tutti voi qui che date una mano per mandare avanti questa azienda di Cartura, e ve lo ricordo, è l'azienda Fratelli Magagna, dico bene? Sì, Fratelli Magagna. Bravi. Allora, grazie. E adesso andiamo a Padova, andiamo al Parco Iris, dove c'è Claudio De Stefani. A novembre 2014 la quota di risorse già erogate dal PSR Veneto rispetto alla dotazione finanziaria a disposizione ha raggiunto l'83,4%. I dati sull'avanzamento dei programmi di sviluppo rurale italiani sul sito web reterurale.it. Nei progetti integrati di filiera dal PSR Veneto 2007-2013, finanziati per rafforzare il tessuto produttivo regionale, sono coinvolte più di 1.600 imprese. In totale, i progetti realizzati sono stati 38. Finanziamenti, bandi, provvedimenti. Ogni mese tutte le novità sul programma di sviluppo rurale del Veneto nella tua email. Iscriviti alla newsletter Sviluppo Rurale del Veneto inviando la tua richiesta all'indirizzo svilupporurale@regione.veneto.it. Eccoci di nuovo assieme all'interno della nostra trasmissione per parlare di tutela del consumatore. Per farlo ancora una volta ritrovo con piacere Sergio Taurino, che è presidente regionale ADOC. Ben ritrovato presidente. Grazie, ben ritrovati anche voi. Come stanno i nostri consumatori? I nostri consumatori stanno cominciando a marciare bene perché stiamo riscontrando una buona risposta alle nostre sollecitazioni. Codice del consumatore. Ecco, vorrei chiarire che non sono i codici babilonesi o i codici egizi, ma stiamo parlando un po' più avanti.
Stiamo parlando di una legge, la 206 del 2005, che ci parla appunto un nuovo presidio per quanto riguarda i nostri diritti di consumatori. Dichiarazione di conformità, che cosa si intende? Ecco, ultimamente c'erano molte lamentele da parte dei consumatori perché incominciano ad andare in giro prodotti sempre meno di minor qualità, quindi più difettati, eccetera. Si mandavano sempre in assistenza i consumatori con dei tempi lunghissimi, biblici, e poi dopo succedeva che magari il cliente non era soddisfatto. Quindi rivolgersi al venditore, c'è una legge chiara che parla di difetto di conformità, e se i consumatori non sono soddisfatti o se entro i primi 2 mesi si va in riparazione, si può chiedere anche la sostituzione del bene in alcuni casi. E qui arriviamo a parlare del famoso diritto di recesso, beni e servizi. Benissimo, diritto di recesso penso che sia il cuore di questa legge, perché finalmente il consumatore pentito ha un periodo di tempo per poter recedere dal contratto. Qui stiamo parlando di beni o di servizi, quindi parliamo anche del contratto negoziato fuori dai locali commerciali, e quindi potremmo parlare di qualsiasi tipo di contratto di telefonia, di energia, turistico, un pacchetto turistico. Si hanno 10 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto, per cui si può recedere attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, mi raccomando. Benissimo, io ringrazio come sempre Sergio Taurino, vi ricordo. Grazie, presidente regionale dell'ADOC. Fissiamo naturalmente un appuntamento per le prossime puntate per salvaguardare i nostri telespettatori che adesso affido al nostro Mimmo Vita. Noi ci vediamo più tardi per l'ultima parte della nostra trasmissione, a tra poco. Sì, grazie, e adesso qui vi facciamo vedere, noi siamo ad Abano Terme in questo momento, vi facciamo vedere come il mondo cambia. Vedete qua, per motivi ovviamente televisivi, non possiamo farvi vedere dei bambini, sono molto piccoli, però vi facciamo vedere la loro esistenza. Allora si parla di Edoardo, di Mia, di Alberto, di Ginevra, di Andrea, di Giulia. Loro passano, sono bambini piccoli, e quindi bambini da nido, e il loro nido è qua. E allora un'azienda agricola ha pensato bene di offrire un servizio in più, la multifunzionalità dell'azienda, e quindi un'azienda cerealicola, a vocazione cerealicola, quindi voglio dire mais, tanto per spiegarci, ha detto: perché non usufruiamo delle opportunità che ci sono, quindi anche, come vi diciamo sempre, dei soldi del programma di sviluppo rurale, e convertiamo una parte della nostra realtà, questa era una stalla, ad attività innovativa, nel caso specifico un agrinido. Qui ci sono 6 bambini, allora una bella idea. Esattamente, questa è stata un'idea che abbiamo confezionato in famiglia. Mia moglie è riuscita praticamente a fare un corso, e grazie appunto a questo corso organizzato appunto dalla Regione Veneto siamo riusciti effettivamente ad addivenire appunto a questa struttura. Noi siamo partiti praticamente con una stalla, come giustamente appunto appena lei ha detto, e grazie appunto ai contributi del PSR siamo riusciti effettivamente a fare una nuova struttura che accoglie effettivamente dei bambini. Un corso abbiamo detto, sì, no? Perché è chiaro che non tutti possono farci, cioè bisogna essere preparati per farsi. Certo, c'è la regione che ci fa fare un corso di 300 ore circa, con un tirocinio finale e un esame per vedere se siamo idonei oppure no. Ma l'ambiente qui, la casa, cosa deve avere? Deve essere una civile abitazione con spazi abbastanza grandi, diciamo, per poter ospitare appunto questi bambini. Ma anche ci sono per esempio anche i lettini per dormire? Sì, chi appunto desidera presso la sua abitazione mette anche dei lettini per farli dormire. E da mangiare? Cose in più da mangiare, preparo io ogni giorno, cose abbastanza bio, diciamo, ecco, perché abbiamo anche l'azienda, perciò usufruiamo di questa disponibilità, diciamo. Grazie quindi allora a Diego, a Silvia e a Stefania, e adesso noi restiamo qui in zona e andiamo al biotopo di San Daniele, non è tanto distante da qui, a Claudio. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali, 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani, 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro!
Eccoci nuovamente assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Quest'oggi ci troviamo all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei e per conoscerlo meglio io vado a presentarvi l'ospite che conclude con me la trasmissione, che è Michele Gallo. Ciao. Che è direttore del Parco Generale. Dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo nel comune di Torreglia, in una zona umida che fa parte del Parco regionale dei Colli Euganei, come dicevi tu. È un parco che racchiude una quindicina di comuni e territorialmente si estende per circa 19.000 ettari. È un parco collinare dove però ci sono anche queste piccole oasi umide che sono anche delle piccole perle sostanzialmente, che noi abbiamo cercato di valorizzare attraverso dei percorsi come quello che stiamo facendo adesso. Ecco, qui l'uomo ha messo la mano, come si dice, certo, in questi casi, no? Sì, sì, certo. Perché? Perché altrimenti questa zona non sarebbe stata accessibile. Abbiamo cercato quindi di creare questo percorso in parte su palafitta, in parte su un tracciato stabilizzato, normale, che gira attorno a delle aree umide che sono state create dall'uomo molto tempo fa con l'escavazione dell'argilla e che si sono poi riempite d'acqua e sono diventate delle zone umide importanti per un certo tipo di fauna. Siamo quasi in chiusura, un'ultima battuta, ho visto che c'è anche una pista ciclabile molto lunga. Sì, la pista ciclabile fa parte naturalmente dell'anello che circuita tutti i Colli Euganei, che permette praticamente di fare in bici sostanzialmente tutto il perimetro dei colli. Grazie a Michele Gallo, che dirige il Parco dei Colli Euganei, e naturalmente anche ai tuoi collaboratori. Qui si conclude la nostra trasmissione. Ci auguriamo di avervi fatto conoscere ancora una volta una delle bellezze del Veneto, i nostri parchi, non dimentichiamolo. Saluto Mimmo Vita, che con me ha condotto questa trasmissione, e rinnovo l'appuntamento naturalmente per la prossima settimana. Arrivederci.